a tutti, ragazzi, bentornati alle dirette di Stars and the City. Oggi vorrei dedicarvi la diretta per parlare dei transiti, perché c'è Marte in Pesci, quadrato alla Venere in Gemelli e c'è un po' di KO sentimentale in giro. Io so che c'è l'Ariete che è in difficoltà, ci sono gli Arieti di seconda e terza decade che sono in difficoltà perché Marte è nella loro dodicesima casa, quindi sta smuovendo un po' le acque paludose dell'inconscio aretino, ragazzi. E soprattutto per quanto riguarda la seconda e terza decade, questo accade per tutte le decadi, però sono sicuramente in maggiore difficoltà la seconda e la terza. Il momento è teso perché c'è molta insoddisfazione, ci sono state delle conoscenze. Da un mese in qua c'è stata qualche conoscenza, anche sotto la quarantena, questo per l'Ariete. Però non si riesce a quagliare, c'è molta indecisione, c'è molta indecisione fra delle situazioni passate e altre situazioni e situazioni che si sono appena create in questo periodo. E la decisione verrà presa probabilmente a partire dal 1 luglio. Per adesso il momento è un po' così di stallo, ragazzi. Anche gli arieti devono imparare la pazienza. Allora, c'è Nadia che ci dice che l'ascendente in ariete è a 17 gradi. Allora, sicuramente chi ha molti valori in ariete o valori importanti, sicuramente percepisce questo stallo. Nadia, ci confermi che hai un tumulto interiore, come se psicologicamente magari o non dormi bene o comunque senti di non stare bene, di dover cambiare qualcosa, però non hai ancora magari messo a fuoco qualcosa? Nadia ci dice che oltre all'ascendente Ariete ha anche Marte in dodicesima. Marte in che segno, anzi? Allora, se Marte è in Pesci, sicuramente l'inquietudine è Marte su Marte, cioè il ritorno di Marte su Marte, quindi sicuramente l'inquietudine è più forte. Se Marte in Ariete sarà ancora più forte dal 1 luglio. L'Ariete è anche molto impegnato nel settore lavoro, sta faticando molto per riportare avanti un discorso, ragazzi, un discorso, i propri progetti, qualcosa di già iniziato prima, qualcosa che invece sta stentando a ripartire. Dobbiamo aspettare luglio. Per il momento l'universo chiede molto, molto lavoro. Nadia ci dice che sì, ansia a go-go e tensione, sia gli arieti, sia che la luna in ariete, comunque, ma soprattutto gli ascendenti arieti risentono di questo momento paludoso. Perché? Perché stanno mettendo a fuoco quelle che sono delle insoddisfazioni. Il problema è che l'Ariete non vuole fermarsi molto, non ama riflettere, vorrebbe avere già l'obiettivo pronto. Invece, ragazzi, in questo momento l'obiettivo si sta creando. Quindi dovete ascoltarvi, ecco, siete chiamati ad ascoltarvi, a cercare di capire dove volete andare e ad avere la forza di iniziare qualcosa di una fase nuova della vostra vita. Probabilmente molti arieti della seconda e terza decade stanno o vogliono lasciare nel passato molte situazioni vecchie. Dal 1 luglio al 31 di dicembre Marte sarà nel vostro segno, quindi a un certo punto la forza, l'energia sarà talmente dirompente che le cose accadranno in maniera così lanciata proprio. Allora, vedo anche che c'è Valentina. Valentina è dell'Ariete, però forse è un Ariete nella prima decade. Allora, la prima decade dell'Ariete è messa un po' meglio, ha già attraversato questo periodo di incertezza, di indecisione, di bivio in precedenza, quindi probabilmente
da marzo, dal 23 marzo, da quando Saturno è entrato in sestile, l'orizzonte si è schiarito e gli obiettivi sono diventati più chiari, ma soprattutto più fattibili, quindi c'è la messa a fuoco. Allora, Valentina mi dà riscontro, sì, è della prima decade, e quindi Valentina mi confermi che la situazione, nonostante magari un subbuglio interiore, perché comunque Marte è in dodicesima, comunque hai gli obiettivi messi a fuoco. Vi ricordate, Nadia, invece di litigare anche nei sogni, vi ricordo che per tranquillizzare la situazione potete benedire ogni pensiero irrequieto che vi viene. Questo è scritto nel libro di Conversazioni con Dio, dove c'è scritto che un modo per esorcizzare una paura, un nemico, un'emozione negativa è quello di benedirlo, quindi di mandargli bene, perché le cose realmente si esorcizzano soltanto con l'amore. Quindi provate questa tecnica. Quindi l'Ariete deve soltanto, lo so che è impegnativo, deve ascoltarsi, decidere e prendere la carica, perché poi dal 1 luglio le decisioni, le azioni verranno così. Marte in Ariete per 6 mesi sarà dirompente. Allora, Valentina mi dà conferma, obiettivi focalizzati durante il lockdown. Eh sì. Quindi vabbè, tanti auguri Valentina, sicuramente vedrai che col favore di Saturno le cose andranno sempre meglio. E se doveste avere la percezione che in estate o comunque in autunno le cose trovino uno stallo o vi sembra di essere tornati indietro, è soltanto per prendere la rincorsa, perché poi Saturno ritorna in acquario e quindi va benissimo. Di nulla, Valentina. Passando al segno del toro, il segno del toro dovrebbe trovarsi ulteriormente avvantaggiato dal transito di Marte in Pesci, o comunque da questo cielo, perché praticamente il toro, come tutti i segni di terra, sta godendo del trigono di Giove, di Saturno, di Plutone in marzo e metà febbraio e marzo c'è stato anche aprile, ragazzi, c'è stato anche, non aprile, fino al 31 marzo, prima di aprile c'è stato anche Marte in Capricorno e tutti i segni di terra, ma il toro soprattutto, il toro e la Vergine, il toro ha avuto un'impennata pazzesca, ha avuto un'impennata, ha lavorato di più, ha modificato gli obiettivi, li ha perfezionati, comunque l'energia era a favore. Arrivato, poi c'è stato un momento di grande tensione o comunque di disordine provocato in aprile e fino a metà maggio, fino al 14 maggio da Marte quadrato, però le cose adesso, se si erano scompigliate o rese disordinate, adesso stanno andando meglio. C'è qualche toro fra di voi? Il toro della prima decade probabilmente in questo momento è il più attivo di tutti, perché ha il trigono di Urano, il sestile di Marte, quindi sono toro di aprile che nella fase 2, quindi nella ritrovata libertà, stanno andando molto velocemente verso qualcosa che gli interessa, probabilmente un amore. Marcia, ciao! Allora, ecco Marcia, qui abbiamo una toro. Marcia, tu sei una toro di maggio però, giusto? Non probabilmente mi confondo. Quindi dicevo, c'è anche Manuela. Allora, Manuela è la prima decade. E mi confermate, Manuela, mi confermi che dal 14-15 maggio le cose stanno andando meglio? Ah no, Marcia ci dice prima decade, non sto capendo più niente. Allora, i transiti si muovono su quello che trovano. Questa è una cosa da mettere in chiaro. I transiti si muovono su quello che trovano, quindi se magari eravate indecisi e avete fatto delle scelte un po' caotiche, rimettere ordine non sarà facile, perché comunque, ragazzi, i transiti è energia che va in un certo senso, che va a favore o che magari va in senso contrario. Però le azioni le dovete compiere voi rispetto a quell'energia. Quindi
Quindi, allora, Manuela si sente rinata da qualche giorno? Assolutamente sì, questo è il sestile di Marte in Pesci, ha tutti i tuoi valori in Toro. C'è anche Sonia della prima decade. Ciao Sonia. Sonia, mi ne conferma anche tu del miglioramento della situazione e di una rinnovata serenità e comunque propositività dal 14 di maggio? Comunque è il momento di fare decisioni importanti, di muoversi. Questo non è il momento di aspettare come l'Ariete, ma è il momento di muoversi e di prendere quello che pensate vi interessi. Allora, mi dice Manuela, ad aprile, i primi di maggio sono stati momenti di totale follia. Assolutamente sì, perché c'era Marte in acquario che quadrava i pianeti personali sia in Toro che in Leone di Manuela. Allora, sto vedendo una cosa molto interessante. Questa deve essere data dall'ultimo aggiornamento di Facebook, perché settimana scorsa già non c'era. Quando entrate, io vedo, ho un tasto che mi dice che potete partecipare alla diretta. Se qualcuna vuole provarci, non vi preoccupate se dovessi salvare il video, taglierò magari la vostra parte. Però se qualcuna vuole provarci, se mi date l'ok, ci proviamo, ragazzi, ci proviamo giusto per vedere come funziona. Allora, anche Sonia intanto mi dice che lei sta meglio dal 14, prima rischiava un crimine dal nervosismo. Beh, sì, sicuramente la quadratura di Marte ai pianeti in Toro non è mai semplice da gestire. Quindi, insomma, l'importante è che sia passata. Avete sempre tutte le tecniche per gestire le emozioni, no? Per governarle. Però vedo che non le fate. Allora, Masha mi dice: sì, delle idee le ho. Diciamo che il caos mi ha fatto decidere di chiudere col passato, intendo il lavoro, e avrei nuovi obiettivi. Quindi ha lasciato il lavoro? Questo è, ragazzi, questo è stato Saturno. La prima decade è sicuramente fomentata da Urano ad avere da un paio d'anni un rinnovamento nel lavoro, nelle relazioni interpersonali o nello stile di vita o un cambio di città, e dal 23 marzo con la quadratura di Saturno sicuramente il passato che ha fatto il suo tempo ai minuti contati. Quindi quest'anno e i primi mesi del 2021 per il Toro della prima decade è un anno di grande scrematura, è un anno di molte situazioni che non servono più, che finiscono. Ovviamente le cose che hanno ancora linfa vitale, le cose che vi rendono felici, le cose che vi appartengono rimangono con voi. Allora, Barbara, preparati perché credo di averti accettata alla diretta. No, va Eccomi! bene, ciao, fantastica. È fantastica questa cosa. Quindi anche Facebook si è aggiornato. Sì. Allora, Oh. Tu mi vedi, mi ti vedo, senti? secondo me ti vediamo tutti, ti vediamo benissimo. Ottimo. Ciao E a qui, tra l'altro, in tutti. ottima forma, quindi tu rimani qui con me mentre arrivo alla Vergine. Mancano solo quattro segni, ecco, Brava. perfetto. E così ci dai riscontro, magari anche degli amici che hai. Allora, io stavo dicendo, per il Toro della seconda e terza decade, che verso giugno avranno il sestile anche di Marte in Pesci. Quindi il Toro va bene, benedetto, fino al 1° luglio prendetevi quello che dovete prendere, perché questo è il momento di agire, mi raccomando. Anche Venere è in sestile, in semisestile, quindi è un transito piccolissimo, però è favorevole, quindi sono in una botte di ferro. Allora, passiamo ai gemelli, che sono i cosignificanti della Vergine, perché sono governati da Mercurio. I gemelli della prima decade ha il trigono di Saturno, hanno Venere, hanno la congiunzione di Venere, e se non ci fosse arrivato Marte a rovinare le uova nel paniere dei gemelli della prima decade, le cose andrebbero in maniera fantastica. Forse se ci sono gemelli fra di voi. Se ci sono dei gemelli della prima decade, possono probabilmente dirmi che qualche nervosismo, qualche piagnisteo, qualche persona
non lo so, da consolare, da accudire, c'è qualcosa in questo senso. Ricordatevi sempre che Marte in pesci ha la valenza di anche di prendersi cura di qualcuno, di doversi prendere cura di qualcuno. Quindi potrebbe esserci un momento di minor leggerezza e doversi dedicare agli altri. In giugno i gemelli di seconda e terza decade, proprio i gemelli di giugno, avranno forse il compleanno un po' movimentato, perché diciamoci la verità, Marte raggiungerà Nettuno, quindi se hanno già le idee confuse da un po' di tempo, Marte aggiungerà confusione a confusione. Quindi sarà un compleanno un po' dispersivo o comunque insomma bisognerà aspettare l'anno prossimo. I gemelli di seconda e terza decade, i gemelli di giugno sono un po' in crisi, devono un po' prendersi cura di qualcosa che li appesantisce un po'. Se c'è qualche gemelli di seconda non ci danno segno e quindi possiamo andare avanti. Allora, se arriviamo al cancro, il cancro della prima decade, spero che ci sia qualche cancro. Barbara, tu conosci qualche cancro di giugno? Sì, ne conosco una ragazza che si è trasferita dalla Puglia a Ferrara Ho anni capito. fa. A fine febbraio è andata perché ha cambiato lavoro, a Piacenza e si è trasferita da sola a Piacenza e si è fatta tutta la quarantena, poverina, chiusa là, così. Ne è uscita rinnovata? Ne è uscita Proprio. rinnovata o distrutta? Ma no, lei l'ha vissuta anche bene, devo dire la verità. Non credevo. Ogni tanto la chiamavo e le dicevo tutto bene, tutto a posto. Lei, insomma, se n'è fatta una ragione, l'ha vissuta abbastanza bene, da quello che dice, poi non lo so. Guarda, c'è anche Giorgia qui del cancro. Ciao Giorgia, guarda, io credo che le abbia fatto un gran bene, anche perché il cancro quando deve piangere o piangersi addosso non cerca l'occasione. Quindi il fatto che abbia reagito così vuol dire che in qualche modo ha avuto una sorta di rinascita. Perché chi è del cancro con le opposizioni dei pianeti in Capricorno viene chiamato alla grande prova che vive ogni 30 anni, perché Saturno si mette contro il segno del cancro ogni 30 anni e vengono chiamati alla grande prova di diventare adulti. Una persona che si trasferisce in una città che non conosce, già da sola, già sta affrontando con coraggio una grande prova, che un cancro o con molti valori in cancro avrebbe difficoltà ad affrontare. Passarla da sola in un clima di discreta paura. Vuol dire che è stato un battesimo di fuoco e ne è uscita vincitrice. Adesso non so se l'hai sentita di recente, ma dal 14 maggio i cancro della prima decade sono molto molto attivi, propositivi e hanno un sacco di energia. Ti è capitato di sentirla? Beh, ha ripreso a lavorare lei perché da poco, proprio da poco poco, e effettivamente sì, secondo me si è ripresa bene, sì. È ascendente Sagittario però, quindi secondo me ha un certo slancio Allora anche la prova è da stata ancora più ascendente. dura perché il Sagittario tenerlo chiuso in casa È un è po' un po' difficile. difficile. Infatti sarà simpatico quando arriveremo al Sagittario vedere che reazioni hanno avuto, soprattutto con Marte in Pesci. Quindi questa possiamo dire che dal 14 maggio è il primo periodo di vera ripresa dei cancro di giugno. Quindi Giorgia ci dà, anche Giorgia ascendente Sagittario. Come la tua amica. Giorgia, ti senti meglio dal 14 maggio? Questo è il vero momento di ripresa, perché i cancro ne hanno passate tantissime. La seconda e terza decade, quindi i cancro di luglio, saranno molto meglio in giugno. Marte si mette in una situazione di Marte si mette in una situazione di trigono, ma comunque anche sestile ai pianeti in Capricorno, quindi è come se desse una boccata d'aria a tutte quelle persone che stanno subendo il transito di Saturno, Giove e Plutone e quindi stanno passando dei tempi duri. Ci sarà questa finestra di tutta giugno che darà o porterà aiuto o si materializzerà con delle persone che proprio vanno in aiuto del cancro materialmente. O arriva un aiuto economico, comunque si alleggerisce la pressione.
Sarà molto importante decidere in quel mese che cosa fare, perché dal 1º luglio siamo chiamati un po' tutti a rimboccarci le maniche e a dare, non so come spiegarvelo, però ci sarà sicuramente un nuovo inizio. Dal 1º luglio avremo 6 mesi di Marte in Ariete. Marte è il segno degli inizi, e con le quadrature di Saturno, Giove e Plutone. Veramente sembra come se dobbiamo progressivamente abbandonare il vecchio, che comunque farà una certa resistenza, mentre l'energia va verso il nuovo, e tireremo un sospiro di sollievo il 20 dicembre, quando Saturno passerà nell'acquario, che è un segno veramente favorevole all'Ariete. Quindi preparatevi. Allora, passiamo al leone. Allora, il leone della prima decade, il leone di luglio, ha la quadratura di Urano e l'opposizione di Saturno. Credo che siano tempi molto, molto impegnativi. Io ho perso Barbara, che ci ha giustamente abbandonati, proprio ora che eravamo arrivati quasi alla Vergine. Ragazzi, chi ha valori importanti tipo la Luna, o la Venere o Marte nei primi gradi del Leone, oltre al segno solare del Leone, è chiamato in causa da Saturno e da Urano. Situazione molto traballante, alcune situazioni stanno già finendo, sono già finite in aprile, nella prima quindicina, nei primi 20 giorni di aprile. Molte situazioni sono state veramente messe sotto stress, e alcune sono finite, perché oltre a Saturno e Urano si è raggiunto anche Marte. Chi è rimasto in una situazione di attesa o traballante potrebbe dai primi di luglio decidere ulteriormente, prendere in mano la propria vita, prendere in mano la situazione e avere una grossa spinta a cominciare tutto da capo. Allora, Barbara mi dice che c'è. Adesso, appena arrivo a Leone, provo a farti rientrare, me lo auguro. Giorgia mi dice, parlando del cancro, io Venere, Marte e Leone nei primi gradi. Allora, sì, Giorgia, ricordo perfettamente, in ottava casa. È già accaduto qualcosa negli ultimi 15-20 giorni? Perché ci sono queste quadrature, quindi c'è l'abbandono di un modo di fare di una vecchia Giorgia. Allora, Barbara, e quindi c'è l'abbandono, il modo di fare di una vecchia Giorgia, e magari anche una rinascita. Chi riesce a sfruttare i transiti sfidanti, le opposizioni di Saturno, per rinascere e per abbandonare parti di sé che non servono più, e non subire invece il peso dell'esterno, sa. Mettendo in pratica quella che è l'astrologia evolutiva, sta mettendo in pratica il proprio potere, quindi è importante. Barbara diceva: c'è una ragazza che conosco il 23 luglio che ha appena iniziato un nuovo lavoro. Allora, è molto interessante, vediamo se è un lavoro che dura, perché in questo momento forse la prima decade del Leone forse non ha il tempo a favore, quindi o potrebbe avere qualcosa di troppo lungo, o di troppo corto, quindi potrebbe essere un contratto che a un certo punto verrà interrotto, o potrebbe essere qualcosa di troppo oneroso, mentre magari lei voleva soltanto fare una prova. Allora, Giorgia ci dice sì al 100%, quindi brava, complimenti, perché sei riuscita a cavalcare l'onda e a prendere in mano la situazione senza subirla. Lorenza dice: per me sta slittando tutto, non ho notizie che attendo. Lorenza, però tu non sei della prima decade, giusto? Tu sei di agosto. Allora, ragazzi, Leone di agosto, dalla seconda parte di luglio prenderà in mano la situazione. Dalla seconda parte di luglio avrà il trigono di Marte, e quindi tutte le notizie che avrà ricevuto nel frattempo diventeranno realtà, molto molto probabilmente. Nel caso di Lorenza, io ricordo che ha una luna in Pesci, e quindi bisogna attendere che Marte si congiunga a quella luna. Se Marte si congiunge a quella luna, quello che stai aspettando potrebbe arrivare prima, quindi io penso che già a giugno potresti attendere le notizie. Ah, Lorenza, tu sei del 3 agosto? Allora, vediamo che cosa succede in giugno e in luglio.
Se a luglio non è accaduto nulla, se per metà luglio, 20 luglio non è accaduto nulla, allora dovremmo attendere dicembre. Dovremmo attendere dicembre, però il tuo oroscopo è talmente sfaccettato, che è variegato, in più, distribuito in più punti, che insomma hai molte valvole di sfogo, insomma ce la puoi fare. Allora mi dice Nadia, io sono della prima decade, mi sono stancata, sono spenta, non è da me. È uno degli aspetti dell'opposizione di Saturno, è molto sfiancante. È molto sfiancante, soprattutto nelle persone molto cerebrali. È perché la persona molto cerebrale consuma molta energia, si affatica molto, è sempre molto più stanca della persona magari più centrata, ok? E probabilmente l'opposizione di Saturno sta in qualche modo, in tutti i modi, cercando di spegnere il criceto mentale, proprio il lavorio eccessivo, proprio perché lo scopo di Saturno opposto al Sole in Leone è quello di spegnere l'orgoglio, spegnere il mentale. L'ego, l'orgoglio sono legati al mentale, non sono certo delle qualità del cuore e dell'anima. Se Saturno riesce a spegnerle, voi riuscite ad ascoltare il vostro cuore. Infatti, chi riesce a calmarsi e a dominare questo momento, chi riesce ad avere fiducia nella vita, nel proprio cuore, sicuramente non avrà dei grandi scossoni. Lorenza, terza decade, allora c'è da aspettare luglio. Caduto. Barbara? Sono riapparsa. Sì, come no. Allora, siamo arrivati alla Vergine. Volevo dire una cosa a Lorenza. Lorenza e a tutti i leoni di terza decade. Il peggio, almeno per quest'anno, dovrebbe essere passato con l'ultima quindicina con la prima quindicina di maggio. Dalla fine di aprile al 14-15 maggio hanno avuto Marte opposto e quindi molte cose sono saltate. Il leone di seconda decade, di seconda e terza decade, tutto sommato, per adesso, per questo mese, per tutta giugno, vive un momento neutro, e poi avranno Marte trigono al Sole dalla fine di luglio. E il periodo diventerà molto intenso, quindi per adesso godete la calma prima di quella che potrebbe essere la tempesta. Allora, mi dice Nadia, brava Lia, ma ce la farò. Assolutamente, respiri, respiri profondi, le tecniche ce le hai, so che non le fai, però quelle sono la soluzione, perché la verità è semplice. Allora, Barbara, abbiamo anche Gabriella della Vergine. Allora, Gabriella forse è della prima decade e Barbara è della terza. No, Gabriella forse è della seconda. Allora cominciamo con la prima. Quelli che vorrei, infatti, tra le Non portate proprio le è la vergini. E seconda. tu sei del 12, quindi sei al 21, 20, 21esimo, 22esimo grado, e quindi tu sei i primissimi gradi della terza decade. La terza. Ah, Perché ok. la prima decade va tipo dal 23 agosto fino al 1 settembre, 31 agosto. 1 agosto, gli altri vanno dal 2 agosto fino al 10, e gli altri vanno dall'11 fino al 20. Più o meno è così. Comunque, nei casi in cui il sole fosse andato, perché il sole cambia di anno in anno, se avete il sole in Vergine da 0 a 9, 10 gradi, siete della prima. Chi ha il sole da 10 a 20 nella seconda, chi ce l'ha da 20 a 29 nella terza. Mi sembra, Barbara, che tu ce l'abbia. No, la verità è che mi confondo con il tuo ascendente perché sono congiunti. Forse il Sole è al 19° grado della Vergine, quindi effettivamente sei alla fine della seconda, se la memoria non mi inganna. Allora, Gabriella invece è del 2 settembre, quindi mi torna più utile in questa prima fase. Gabriella, ti considero Vergine di prima decade. Perché? Perché tutti i nati nei primi 10 gradi della Vergine hanno il trigono di Urano, che vi spinge a cambiare e a rinnovare, ed è una cosa che va avanti da 2 anni. Già c'è stato in dicembre il trigono di Giove, quindi qualcosa deve essere avvenuto, è già avvenuto. Adesso con Marte, dal 14 maggio, dal 14-15 maggio, con Marte opposto,
Normalmente l'opposizione di Marte al Sole in Vergine scompiglia molto le cose, porta ansia, porta avvenimenti sfiancanti. È una cosa abbastanza impegnativa, perché la Vergine cerca di controllare la materia, cerca di controllare le emozioni, invece Marte in Vergine porta delle ondate di emotività, ondate di emozioni incontrollabili e ingestibili per un segno come quello della Vergine. Quest'anno però c'è una valvola di sfogo che è Urano. Quindi quello che voglio sapere da voi è se il settore nel quale vi sta transitando Urano in Toro è quello che sta ricevendo una grandissima energia, perché potrebbe esserci veramente qualche avvenimento improvviso, qualche rivoluzione copernicana particolare. Quindi sarei molto molto curiosa di vedere se in questo caso il transito, il punto di talete funziona. Gabriella mi dice che il sole è a 10 gradi tra prima e seconda. Allora sicuramente stai risentendo già dell'opposizione di Marte al Sole, quindi lo senti e vorrei sapere se ti senti più bloccata o se hai trovato invece la verve, la capacità di reagire. E se accade questo è per il trigono di Urano. Gabriella dice: mi sta transitando in casa dodicesima, sta cambiando i miei modi di pensare. Esatto, stai guarendo l'inconscio e di conseguenza tutto quello, tutte le azioni saranno favorite. Quindi questa seconda di maggio e forse anche la prima di giugno sono molto interessanti. Sono molto interessanti. Invece, tutte le vergini di seconda e terza decade. Allora, il 2020 è un anno, una pietra miliare, un anno molto molto positivo. È un anno di costruzione, è un anno di concretezza, è un anno in cui si raggiungono obiettivi, obiettivi grandi. Anche per voi, ci sarà in giugno l'opposizione di Marte. Nel vostro caso non c'è Urano che offre una valvola di sfogo. Quindi ci sarà un duello tra il settore che ospita il Sole in Vergine, questo ovviamente se conoscete l'ascendente, e Marte in Pesci. E ci sarà un duello che però riuscirete, un duello fra l'emozione e la concretezza, fra la voglia magari di mandare tutto all'aria, il fare cose sregolate, invece quello di controllare tutto e di tenere tutto al loro posto. Però potrebbe essere un anno interessante anche per voi, perché in realtà, mi sono sbagliato, ho sbagliato a parlare prima, voi avete un punto di talete molto più grosso di quello della prima decade. Avete Saturno, Plutone e Urano, quindi la cosa interessantissima è vedere dove vi transitano questi pianeti. Barbara, in che casa hai tu? In che casa ti sta transitando Saturno, Plutone, Urano? Il Capricorno dov'è? Il Capricorno, o la quarta o la quinta, non mi ricordo più. Può Ok, forse tutte e due. essere. Allora, tu hai l'ascendente a 20 della Vergine, quindi hai la seconda in Bilancia, la terza in Scorpione, la quarta in Sagittario, credo che sia la quinta. Allora, usiamo Barbara come cavia. Avrà Marte in settima casa. La settima casa, se non è quella della legalità e dei pressi delle cause, è quella delle relazioni legalizzate. Quindi, ti capiterà di dover rivedere un contratto, ma una società, un contratto per quanto riguarda il lavoro, o capiterà questo, o visto che hai il punto di talete, visto che hai Saturno, Giove e Plutone in quinta, mi viene da pensare di più che ci siano novità sentimentali. Ah, per fortuna. Allora, cosa potrebbe accadere? Potrebbe esserci una new entry che scompigli il tran tran cadenzato magari negli ultimi tempi. Potrebbe esserci un ritorno e potrebbe esserci un repentino, non lo so, una liaison, un legame che si vive in maniera molto intensa.
Non lo so, stiamo a vedere. Sì. Quando questo giugno? Sì. C'è anche una causa che può essere che parta contro la vecchia azienda. Ancora non è partita, però. Allora potrebbe essere anche quella cosa che dici tu. Potrebbe O magari tutto, Esatto, perché potrebbe limitarci. Esatto, potrebbero essere entrambe. Intensissimo, intensissimo il periodo poi dal 1º luglio, questo per te, nello specifico per te. Mentre per le vergini in generale, soprattutto anche per gli ascendenti vergine, potrebbe essere da luglio, potrebbe iniziare un periodo di grande sensualità. Quindi un periodo di grande passione, perché Marte sosterrà nell'ottava casa, potrebbero venire a galla, magari potrebbero essere finalmente vissute, forse in maniera anche un po' impulsiva, delle passioni, delle attrazioni che si vivevano da molto tempo. Anche Barbara potrebbe esserne interessata perché Marte, soprattutto nelle prime settimane di luglio, opporrà i suoi concilianti pianeti in bilancia, tipo Venere e Marte. Marte contro Marte solitamente è un periodo di trasgressione. Quindi ci si scatena perché è da un bel po' che qui si dorme. Come potremmo interpretarla questa cosa? Astrologicamente, mi potresti indicare il mese nel quale può essere iniziato un down, ovviamente prima della quarantena? Beh, se parliamo del 2020, secondo me è già da gennaio comunque, da fine dicembre, inizio gennaio. Quindi con Marte in Sagittario sicuramente ha sei pianeti in gemelli, tu hai qualcosa in gemelli. Giove. Ok, ha tolto un po' di fortuna e questa è stata la percezione, ha quadrato i pianeti in Vergine e quindi ci sta. Quando poi c'era il trigono di Saturno, il trigono di Marte, oltre che di Saturno, Plutone e Giove, c'è stato il lockdown. Quindi probabilmente quello che ti serviva in quel momento per crescere forse era stare magari da sola per capire qualcosa. Alla fine comunque non è stato un brutto periodo, in realtà. Io ho lavorato comunque, me la sono passata bene, perciò. Esatto, vedi, il trigono di Marte ti ha comunque beneficiato. E comunque è un anno molto bello per il lavoro, ho già visto, già c'è una bella ripresa. Quindi. Per il lavoro l'avevamo già visto perché comunque avendo tu l'ascendente in Vergine e il sole in prima casa in Vergine, lo status, l'abbondanza, dei pianeti, dei transiti di Giove, Saturno e Plutone è rafforzato, è raddoppiato. Quindi quello sicuramente. Vediamo interessante questo transito di Marte in Pesci, in settima, col punto di Talete in quinta. Che cosa porta? Ovviamente questo a proposito, cioè no, allora, questa è la stanchezza, oggi ho lavorato troppo. Ho detto che per te non valeva il Marte in ottava casa che in Ariete che porta grandissima passione e trasgressione. Invece no, perché l'ascendente in Vergine anche tu, quindi vale assolutamente anche per te. Ah, oh, meno male. Rafforzato, sì, rafforzato dal fatto che ci sono i pianeti in opposizione in bilancia. Barbara, tu ci puoi fare da testimone anche della bilancia finché non si palesa qualcuno, perché tu hai uno stellium di tre pianeti in bilancia, che sono Mercurio, Venere e Marte, giusto? E Plutone. Oh mio Dio, quattro. Quattro pianeti in bilancia, sei più bilancia tu di tante altre. Barbara, tu dal 23 marzo hai beneficiato, hai sentito il trigono di Saturno e i pianeti in bilancia? Dal 23 di marzo cosa è successo di diverso? Niente, ho lavorato bene, ho comunque, sì, dai, ho beneficiato, ho avuto un sacco di spasimanti.
nonostante non veda nessuno perché sono chiusa qui per casa. Però sì. La situazione a Ferrara, grazie Antonella, grazie ragazze, no Nadia, non sei sorda. Allora, ma la situazione a Ferrara com'è? Non potete ancora uscire? No, no, possiamo uscire, però comunque dal 23 marzo era proprio il momento in cui erano tutti sigillati in casa. Io andavo al lavoro, ma su richiesta, quindi mi telefonavano i clienti, non c'era niente di particolare, insomma, occasione di incontro non ce n'erano. Però Nonostante immagino. quello, sono stati fuori soggetti più incredibili, diciamo. Quindi, sì. Allora, in quel momento c'era, soprattutto i primi di aprile, c'era la duplice accoppiata di Saturno e di Marte. Però hai avuto un assaggio e tutte le bilance che hanno vissuto quel momento hanno avuto un assaggio di quello che accadrà dal 20 dicembre. Quindi, erano gradevoli questi soggetti? Erano interessanti? Ma allora, di non estremo interesse, no, però neanche persone particolarmente fastidiose, insomma, Una me carini, simpatici, una cosa dai, così, accettabile. diciamo che La lavorando metto giù come accettabile. sull'accettabile, lavorando su, alzando le vibrazioni, forse visto che a breve Magari. le aspettative, le vibrazioni, potrebbe arrivare qualcosa, perché comunque per le bilance della prima decade, per chi ha valori importantissimi come quello di Barbara, proprio un agglomerato, uno stellium di pianeti in bilancia della prima decade, beh, ragazzi, le vacanze di Natale saranno molto infuocate e probabilmente si vedrà l'ufficializzazione di alcuni rapporti. Quindi, eh sì, ci sarà Bene. Saturno e Giove, quindi stabilità e ufficialità di situazioni. A te, riguardando pianeti sentimentali come Venere e Marte, probabilmente sarà prettamente sentimentale, soprattutto dopo 6 mesi di Marte nel trasgressivo, nella trasgressiva ottava casa, quindi ci sarà una grande passione prima e poi vabbè, ufficializziamo anche. Chi ha invece uno stellium o dei valori in bilancia, magari in sesta, in settima casa, chi ha il sole in bilancia, potrebbero riguardare anche il lavoro che non guasta mai. Quindi il lavoro, le finanze, la realizzazione professionale, potrebbero comprare casa, cioè il periodo è veramente fantastico. Un po' meno, non so se c'è qualcuno che può testimoniare, un po' meno per le bilance di seconda e terza decade. Non so chi. Sì, Antonella, sono le bilance della. Allora, anche Antonella, come Barbara, ha dei pianeti molto interessanti, tra l'altro in settima casa in bilancia, Giove, Venere, insomma, Saturno forse. E giustamente lei però è già sposata, quindi qui potrebbero esserci delle cause, potrebbero esserci nuovi cause vinte, Antonella, nuovi contratti di lavoro. Sicuramente interessante questa. E chissà che non ci siano altri bambini. Con Saturno e Giove potrebbe esserci anche qualche gravidanza, quindi tenetevi forte. Abbiamo delle bilance di seconda e terza decade, secondo me sono tutte accoppate e lo saranno accordi. Sì, la bilancia di seconda e terza decade ha la quadratura di Saturno, Giove e Plutone, quindi sono obbligati a prendere decisioni, a farsi carico di grandi responsabilità. Si sa che la bilancia è molto venusiana, è un po' pigra. A volte preferisce far fare il lavoro pesante agli altri. Sembra che le bilance di seconda e terza decade invece debbano lavorare tantissimo. Sostentare qualcuno, sostenere alcune responsabilità di cui farebbero volentieri a meno, e siccome la bilancia è molto diplomatica, e non si pronuncia quasi mai per non scontentare nessuno, perché è politica, non vorrebbe mai avere qualcuno contro. Questa volta forse è costretta a prendere una decisione. Quindi anche chi deve scegliere un lavoro, chi deve scegliere fra due persone, in questi mesi è obbligato a farlo.
E fatelo prima dei primi di luglio, perché quando avrete anche Marte opposto, se non avete preso delle decisioni che dovete prendere, lo farà la vita. Ed è sempre meglio che andiate voi incontro al vostro destino e alle vostre responsabilità, perché poi la vita potrebbe farlo in una modalità che non piace a tutti. Questo è, bisogna sempre essere proattivi nella vita, mentre la bilancia a volte è un po' indolente. Barbara, me lo confermi con quattro pianeti in bilancia? Sì, lo ammetto, un po' sì, dipende, ecco, dalle situazioni, però insomma, sì. Se trovo qualcuno che mi facilita la faccenda, preferisco. Ok, la fortuna è che i tuoi pianeti ormai hanno superato il periodo del 2018, che deve essere stato molto molto impegnativo. Cosa puoi dirci senza scendere nel privato del 2018? Perché quello che è capitato a te adesso capiterà alla bilancia di seconda e terza decade. Il 2018 è stato un po' pesante perché sono iniziati i problemi al lavoro che poi, insomma, hanno decretato la fine di un lavoro e poi, vabbè, nel 2019 però è iniziato il lavoro nuovo, quindi siamo molto contenti di questa cosa, ma è stato molto pesante perché era una cappa un po' difficile da affrontare. E, insomma, la situazione si era fatta molto molto pesante e io l'ho vissuta in un modo un pochino sottotono rispetto magari alla grinta che ho di solito, ecco, quella non ce l'avevo, ero proprio Esatto, una delle brava Barbara, abbacchiata. una delle cose che fa Saturno è togliere proprio l'energia. Fondamentalmente Saturno fa questa cosa qua. Siccome è un transito che dura 2 anni e mezzo e proviene da un pianeta che ha un'energia molto tagliente ed è abbastanza relativamente vicino al Sole, cioè non è proprio agli estremi, alle estreme periferie come Plutone o Nettuno. Inizia a mandare un'energia tagliente che dura quindi almeno un anno per decade, visto che Saturno sta 3 anni circa in un segno, e quando si abbassa l'energia, perché l'energia è tagliente, la prima cosa che accade è proprio avere dei pensieri depotenzianti. Quindi già si ha poca energia vitale perché scende, iniziano i pensieri negativi. In questo caso, i transiti, gli esercizi energetici vengono molto in aiuto, perché quando se una persona è consapevole e sa come contrastare quel pensiero negativo, basta benedirlo, sostituirlo con qualcosa di positivo, riesce a contenere la portata malefica di Saturno. Se una persona è Che comunque era iniziata già prima, perché già la Vergine era colpita prima. da Io l'ho sentito dal 16. Beh, perché c'era Saturno quadrato a Saturno in Sagittario. Quindi c'è stata prima la quadratura al Sole e poi allo Stellium. Diciamo che nel tuo caso, avendo Sole ascendente in prima, e se non sbaglio lo Stellium in bilancia è anche in prima, solo Plutone in seconda, giusto? Quindi hai Sì. 5 pianeti in prima casa. Nel tuo caso è stato epocale, perché hai ricevuto prima la Non quadratura. sono ancora qui. Sì, assolutamente. È la dimostrazione che gli astri inclinano, ma l'uomo determina. Quindi sappiate che quando c'è la sfiancante quadratura o opposizione di Saturno, l'energia viene tolta. Però se voi cercate di tenere a bada i pensieri e vi preservate, quindi non sputtanate l'energia, non fate cose gratuite, se voi siete selettivi come Saturno suggerisce, si può limitare il danno. Allora, Antonella ci dice, ma è dello Scorpione, però i pianeti in bilancia. Se ti può aiutare, fino a metà settembre del 2018 è stato terribile al lavoro. È successo di tutto. Infatti, credo che Giulia sia stata un miracolo, concepita durante le ferie di settembre. Da ottobre in poi è tutto bene. Beh, ragazzi, sicuramente il 2018, per chi aveva valori in bilancia nei primi 10-15 gradi, anche di più, 17 gradi prima e metà della seconda decade, sono stati veramente, veramente sfiancanti. Quindi vi capisco, gli esercizi però li sapete, ci potreste provare per la prossima volta. Barbara, vuoi rimanere con noi? Ti tengo in ostaggio o te la vuoi dare per riacquistare la libertà? No,
La svigno perché sta finendo la carica della batteria del cellulare. Ciao, buona serata a tutti. Ciao Barbie, ciao, Ciao. grazie. Lasciando la bilancia e cominciamo con lo scorpione. Allora, un minuto di raccoglimento per lo scorpione della prima decade. Ci sono dei nati in ottobre, fra di voi? Lo scorpione ha già da maggio 2018 l'opposizione di Urano, quindi la loro energia che tende ad essere molto conservatrice, molto protetta, molto nell'ombra, la loro tendenza a volte, essendo acqua, ad invadere anche gli spazi confinanti, dal 2018 riceve delle continue sollecitazioni a badare al concreto e a smettere di invadere per il gusto di invadere, ok? Perché lo scorpione potrebbe tendere a fare questa cosa. Ora, dal 23 marzo, con la quadratura di Saturno, non ci limitiamo più ad una sollecitazione a non invadere. Qui siamo arrivati proprio alla fine di alcune situazioni. Quindi io vorrei, spero di avere riscontri da voi, che la prima decade dello scorpione o tutte quelle persone che hanno dei valori personali nei primi 10 gradi dello scorpione, anche se si sentono in un frullatore, perché le cose non vanno più come andavano bene prima, magari come andavano bene nel 2018, devono fermarsi un attimo, perché significa semplicemente che i vecchi modi di fare, le vecchie mentalità, quei modi un po' controllanti, quei modi un po' nascosti, segreti di fare, non vanno bene più, devono essere cambiati e lasciando indietro di sé, lasciando proprio alle spalle questi vecchi abiti, dismettendo questi abiti, si può tornare alla vita in maniera rinnovata. Ora, i transiti fanno effetto su quello che trovano. Più le persone sono consapevoli, meno il passaggio è sfidante. Se volete sapere quanto durerà questo momento, io vi do fino a febbraio del prossimo anno, quindi è quasi un anno. Da dicembre, tra dicembre e febbraio, ci sarà l'ufficialità di tutto quello che voi avete perso e che magari state cercando di trattenere in questo momento. A parte Ilaria, che quanto è dura, mi dice Antonella. Allora, si dice che quando reputiamo una sfida molto dura è perché è la parte di noi vecchia che fa resistenza. Io vi ricordo sempre, ragazzi, che non c'è nella nostra realtà, nella realtà di ognuno di voi, non c'è nulla di più forte delle vostre spalle, di più largo delle vostre spalle, perché la nostra realtà è prodotta, è un'emanazione della nostra energia, è una nostra matrix. Quindi anche il nemico più temibile è la nostra parte più temibile, ha la nostra stessa energia. Quindi la difficoltà che hai è perché una parte di te fa resistenza, ok? Ma puoi farcela, puoi farcela. Allora, Barbara mi dice: no, non mi dice più nulla perché stavo andando con i messaggi. Allora, Ilaria mi dice: lo scorpione è maestro di rinascite. Speriamo, sì, è vero, lo scorpione è maestro di rinascite. Plutone è un'araba fenice. Quindi lasciatevi alle spalle tutte le paure, tutti i dissidi e un occhio a chi ha valori in scorpione, stellium, valori personali scorpione. Attenzione agli altarini. Attenzione agli altarini perché attenzione alle situazioni losche, attenzione a tutto quello che non è alla luce del sole, che magari non dovrebbe essere alla luce del sole. Perché con Urano che smantella e Saturno che batosta potreste essere beccati, ma soprattutto pagarne le conseguenze. Perché è vero che lo scorpione teme di essere risaputo, però io da praticatoro vi dico che chi se ne frega dell'essere risaputo, il problema è pagarne le conseguenze. Quindi cercate di correggervi da soli, non vi imbattete in quelle che saranno poi le ire dell'universo, ma che poi sono semplicemente la correzione di atteggiamenti sbagliati. Lorenza mi chiede: vale anche per chi ha l'ascendente? Sì,
Per quanto riguarda l'ascendente, potrebbe riguardare magari non cose strettamente personali, per esempio se stiamo parlando di Luna, Venere e Marte, magari allora attenti agli altarini, attenti alle cose, alle relazioni, okay? A relazioni simultanee, cose poco chiare. Per quanto riguarda l'ascendente, riguarda lo status, quindi il personaggio, l'aspetto fisico, la salute, lo status, un demansionamento al lavoro ci potrebbe stare tutto, per esempio. Attenzione, scorpioni della prima decade. Passiamo invece alla seconda che gode uno strato di grazia perché ha il sestile di Saturno, Plutone e Giove. In marzo dovrebbero essere stati bene anche loro nonostante il lockdown e quindi per gli scorpioni di novembre è un momento di costruzione, di progetti, di costruttività, come per la Vergine, come per il Toro. Quindi stanno beneficiando. Questa cosa andrà avanti fino al 31 marzo. Adesso con Marte in pesci avranno ulteriore spinta a procedere. Quello che volevo dire invece per lo scorpione della prima decade è che adesso, dal 14 maggio fino alla prima settimana di giugno al massimo, il trigono di Marte in pesci li aiuterà molto a risollevarli da questo momento. Da questo momento impegnativo, quindi sarà un aiuto, arriverà un aiuto esterno, una soluzione, un temporaneo break, un miglioramento. Ci sarà un miglioramento, quindi se dovete fare qualcosa, se dovete impegnarvi, se dovete sistemare qualcosa, fino alla prima settimana di giugno è un buon momento, è un buon momento. Allora, lo scorpione della seconda e terza decade invece ha tanta energia, tanti transiti a proprio favore, quindi fino al 1° luglio, se dovete fare qualcosa, se dovete fare progetti, se dovete osare, potete farlo. Dal 1° luglio dobbiamo riaggiornarci perché io non so con Marte in Ariete per 6 mesi, cosa veramente ne sarà di noi, soprattutto in alcuni casi e con alcuni segni. Comunque, lo scorpione è una versione segreta, secretata dell'Ariete, quindi Marte sta bene, Marte sicuramente cavalcherà abbastanza bene tutta quell'energia. Antonella mi dice, Scorpione prima decade, viene la nonna a fare da babysitter, forse posso studiare un po'. Sicuramente avrai un aiuto, avrai un aiuto. Passiamo al Sagittario. Il Sagittario della prima decade ha avuto, grazie al sestile di Saturno, una buona ripresa. Si trova in ottima forma dal 23 marzo, quindi grande grinta. Adesso un po' meno, dal 14 maggio fino ai primi giorni di giugno, con la quadratura di Marte. È insofferente, nervoso, teso, non è il momento di prendere decisioni, non riesce a centrare gli obiettivi, deve fermarsi, non lo so, deve fermarsi per strada, è distratto da molte cose. Ci sono dei Sagittario di novembre tra di voi, ragazzi, in questo momento, anche se siamo sempre meno, quindi le probabilità sono poche. Allora, dopo i primi di giugno sicuramente inizierà una fase molto positiva. Il Sagittario della prima decade, ragazzi, di novembre è veramente messo bene, soprattutto da luglio. Da luglio il trigono di Marte, il sestile di Saturno, anche se Saturno tornerà indietro, anche se sarà retrogrado in Capricorno e sempre agli ultimi gradi del Capricorno, farà sempre un sestile con la prima decade del Sagittario. Quindi sono veramente favoriti, sono veramente favoriti. Il Sagittario di prima decade non so se si rende conto del potenziale che ha per le mani, perché adesso siamo in maggio, dal 1° luglio fino a gennaio, febbraio, avrà tutta una serie di pianeti in suo favore e consacrazione dei progetti e degli obiettivi raggiunti tra fine dicembre e gennaio e febbraio. Sagittario prima decade, in grazia di Dio. Sagittario seconda e terza decade, allora giugno sarà impegnativo perché avranno la quadratura di Marte. E ad un periodo, se non ci sono ovviamente altri problemi, altre quadrature, cioè altri pianeti in altri segni, magari in Scorpione o in Acquario, magari bersagliati, ci saranno delle tensioni, delle dispersività,
delle distorsioni dell'energia in giugno, però tutto sommato il periodo dovrebbe essere neutro. La situazione riprende non stabilità, ma vigore dalla seconda metà di luglio, perché avranno anche loro per 6 mesi il trigono di Marte al Sole, quindi presumibilmente c'è un nuovo inizio per il Sagittario di seconda e terza decade, un nuovo lavoro, una nuova relazione, eccetera, eccetera. Arriviamo al Capricorno. Il Capricorno di prima decade, credo che in questo momento, allora, il Capricorno sta proprio bene fino al 20 di dicembre. Il Capricorno di prima decade, in questo momento, dal 14 maggio fino al 1 luglio, ha il sestile di Marte, oltre ad avere il trigono di Urano. Quindi riprendono in mano la situazione, l'energia è a loro favore, quindi possono muoversi verso gli obiettivi, forse obiettivi nuovi che si erano presentati come nuovi tra dicembre e gennaio. Forse adesso finalmente possono toccare con mano le novità che nei mesi precedenti avevano prospettato e portato. La seconda e terza decade, questo fino al 1 luglio. Poi dal 1 luglio ci sarà sicuramente uno scombussolamento della situazione perché avremo la quadratura di Marte in Ariete, però ci dobbiamo riaggiornare e vedere che cosa accadrà nel prossimo mese e mezzo, nella prossima quarantina di giorni. Abbiamo Capricorno di seconda e terza decade adesso, perché il Capricorno di seconda e terza decade ha Saturno. Sta tornando indietro, ma comunque fa sempre congiunzione. Saturno, Giove, Plutone sul Sole. Quindi questo è veramente un anno epico, è una pietra miliare, sta venendo fuori la vera natura, i veri obiettivi di queste persone. Ricordiamoci sempre che Saturno sul Sole, ragazzi, è il signore del karma e quindi fa compiere il destino delle persone. Io scommetto che chi di voi ha avuto quando avete avuto Saturno sul Sole, sicuramente si sono verificati degli avvenimenti epici. Francesca, la seconda decade è dal 1 gennaio circa al 10. Se dipende dall'anno, potrebbe essere anche l'11. Quindi Capricorno stanno vivendo dei momenti, un anno epico. Questo poi con Giove che ha fatto venire a galla tutta una serie di cose, sicuramente questo è un anno epico. La seconda e terza decade in giugno saranno favoriti ulteriormente dal sestile di Marte, quindi occasioni, progetti, svolte di vita che si concretizzano, nuove prospettive. Giugno è un mese veramente, veramente bello per il Capricorno della seconda e della terza decade. Vedremo cosa accadrà con Marte quadrato. Dovremo vedere perché, insomma, saranno dei nuovi inizi e sicuramente il Capricorno, che è molto attaccato alla tradizione, al passato, un po' attenzione, insomma, non ama molto gli inizi. E adesso arriviamo all'acquario. L'acquario di prima decade mi interessa di più dell'acquario di seconda e terza, perché l'acquario sta vivendo adesso e vivrà anche nei primi mesi del 2021 quello che il Capricorno di seconda e terza decade sta abbandonando, insomma, ha ormai visto compiuto. L'acquario dopo 30 anni vede Saturno, suo governatore, tornare sul Sole e quindi è un periodo di grandi scelte, di grandi svolte di vita, di grandi nodi al pettine che vengono, di pietre miliari. Anche il 2020 per l'acquario è una pietra miliare, perché dal 23 marzo al 1 luglio Saturno è nei primi gradi dell'acquario. Ora, l'acquario ha già la quadratura di Urano da maggio 2018, quindi parlo sempre della prima decade, quindi c'è sicuramente una tensione, da un paio d'anni c'è un senso di precarietà, un senso di come se ci fosse un dovere, un limite che non li fa muovere più di tanto. Sappiamo che l'acquario è governato da Saturno, ma anche da Urano, quindi ogni tanto il colpo di testa deve farlo. E un cambiamento deve farlo con l'opposizione di Urano. La quadratura di Urano, secondo me, si è sentito abbastanza limitato. Ci sono acquario fra di voi, ragazzi?
Vediamo Giorgio, Antonella, credo che siano andati via tutti. Allora, Marte è abbastanza, il semisestile di Marte in Pesce è abbastanza neutro, comunque non porta altra carne al fuoco, non porta altra tensione. È un momento forse di stallo, se le grandi scelte, i grandi scossoni si sono compiuti in aprile. Dal 1 luglio il sestile di Marte in Ariete farà molto piacere a questi acquario di prima decade, perché forse potremmo dire che il grande stallo, i grandi ostacoli si stanno allentando un po' e c'è un nuovo inizio. E c'è un nuovo inizio, quindi si spera, spero. Allora, parliamo invece degli acquario della seconda e terza decade, come la mamma di Francesca che ci dice che è nata il 10 febbraio. Allora, Saturno arriverà sul loro grado fra un anno, fra circa un anno, comunque al 2021 inoltrato. In questo momento godono del semisestile di Saturno, Giove e Plutone. Quindi, Francesca, mi confermi che tutto sommato è un 2020, è un anno, almeno questi primi mesi, è un anno tutto sommato stabile, senza grandi tragedie. Ovviamente questo è valutando soltanto il Sole, ragazzi, perché bisogna guardare l'intero tema di una persona, magari ha tutti i pianeti, ha dei pianeti importantissimi, i primi gradi dello Scorpione, quindi invece qualcosa c'è, magari qualche cambiamento più importante c'è. Comunque il Sole, un Sole in seconda e terza decade, gode del semisestile di Giove, Plutone e Saturno, quindi dovrebbe avere un trend tutto sommato positivo, positivo. La stessa cosa farà a giugno, la stessa cosa, seconda, terza settimana di luglio avranno il sestile di Marte in Ariete e credo che per loro i secondi 6 mesi del 2020 saranno molto più interessanti dei primi. Quindi sarà interessante valutare come vivranno questo momento di grande scombussolamento per molti, ma non per loro. Allora, Francesca dice, tutto sommato sì, diciamo che è uguale agli altri. Sì, saranno molto interessanti e molto positivi da luglio, agosto, settembre, insomma fino a dicembre. Poi si compirà la stabilizzazione di Saturno in acquario, arriverà Giove e io credo che tu vedrai tua madre vivere un momento molto molto felice. Dalla seconda parte del 2020 a Giove sul Sole l'anno prossimo, quindi grandi risultati o per i figli o per se stessa, insomma, stiamo a vedere, molto molto interessante, sicuramente molto interessante. Sicuramente la seconda e terza decade stanno meglio della prima e lo saranno anche in futuro, perché è la prima quella che si vive lo scontro fra Urano e Saturno, mentre la seconda li prenderà dilazionati, quindi prenderà prima Saturno e poi Urano, che è molto più lento. Okay? Ci sono delle anime che stanno vivendo delle congiunture, delle tempeste perfette che altre non sono chiamate a vivere, non in questi anni, insomma, non in questi anni. Dopo l'acquario arriviamo al segno dei pesci, che sta in una botte di ferro. Allora, il 2020 è epico per il segno dei pesci, ragazzi. Esercizi, la positività, sicuramente esercizi positivi, mantra positivi aiutano non soltanto noi, ma tutta la famiglia, perché comunque nella nostra sfera, nel nostro campo morfogenetico c'è tutta la Matrix, no? Quindi se noi risaniamo da qualche parte c'è un riflesso, c'è sempre un miglioramento, ragazzi, vale la pena. Vale la pena di anche soltanto di dire 10-20 volte al giorno grazie, perché non costa nulla, non costa neanche tanta fatica, soltanto ricordarsene e fa dei piccoli miracoli, quindi e si tengono anche buoni un po', no? I protagonisti della nostra Matrix, della nostra realtà. Per quanto riguarda il segno dei pesci, adesso saranno un po' agitati, soprattutto la prima decade, perché ha Marte sul Sole, quindi stanno riemergendo alla vita, sono dei piccoli geyser, però il trend è positivo. Hanno il sestile di Urano e la congiunzione di Marte, magari ecco, sono un po' dei geyser, sono molto energici, fine primi di giugno sarà così, stanno tornando alla vita tutto in una volta e a volte sì, magari si perdono nella loro acqua, ma il periodo è positivo. Allora, quindi i pesci di febbraio sono agitati adesso. Però nel sestile di Saturno, quindi tutta quell'agitazione, tutta quell'energia, tutta quella grinta, se la indirizzano non per annegare in se stessi, nelle maree emotive, ma verso il cambiamento, possono avere degli interessanti risultati.
I pesci di seconda e terza decade avranno giugno più movimentato di adesso, e comunque giugno sarà foriero di stabilità, decisioni importanti, decisioni coraggiose che a volte i pesci magari tendono a non prendere, grande, grande energia. Ci sarà la congiunzione di Marte, quindi saranno questi geyser, però loro hanno il sestile di Saturno, che dà grande polso, quindi dà grande autocontrollo. E c'è anche il sestile di Giove che dà anche tanta, tanta fortuna. Quindi giugno per la seconda e terza decade dei pesci è molto, molto bello. Molto, molto bello. C'è proprio avvenimenti concreti, obiettivi raggiunti, stabilizzazione di situazioni. È molto, molto bello, veramente. E poi dovremmo riaggiornarci per luglio, perché vedremo che cosa porterà la sosta di Marte nei 6 mesi in Ariete, e magari cercherò, vi dirò l'ultimo transito di Marte in Ariete, ve lo comunicherò prima, così mi direte che cosa vi ha portato. Così, ragazzi, un bacione grande, grazie a tutti per essere stati con me.